Dopo i lavori di ristrutturazione, il cinema Masetti ha riaperto le porte lo scorso anno. Carmine, che riscontro avete ottenuto da parte del pubblico? Abbiamo riaperto, diciamo, i battenti o la sala al pubblico a Pasqua dello scorso anno, del 2022. Diciamo che da settembre 2022 è iniziata, diciamo, la programmazione ordinaria per l'annualità di quello che è il cinema, che va dalla stagione da settembre, insomma, a luglio. Abbiamo aperto con Il Signore delle Formiche e ad oggi noi ci sentiamo di dire 10.000 volte grazie ed oltre a tutte le persone che sono state da noi appunto da settembre a questa parte. Per noi è un traguardo molto bello, importante, perché vuol dire che comunque avevamo già la conferma, ma Fano è una città viva, anche dal punto di vista culturale c'è molta attenzione e abbiamo avuto, noi siamo molto soddisfatti del riscontro, dei commenti e della vicinanza del pubblico. Per festeggiare avete organizzato un importante appuntamento. Sì, per ringraziare il numeroso pubblico, sperando insomma che ce ne sia ancora, noi abbiamo fatto venire dall'America due attori. Uno è Hooper Jack Penn, che è il figlio di Sean Penn, e l'altra è Zoe Bleu, che è la figlia di Rosanna Arquette. Presenteranno al Masetti alle ore 20:45 di mercoledì 17 maggio il film Signs of Love. Ci sarà un incontro di una mezz'oretta circa in cui il pubblico potrà fare domande, insomma, comunque sono due divi di Hollywood e noi siamo contenti di averli in sala. Altri appuntamenti? Altri appuntamenti, allora, diciamo che da Cannes, oltre al film di Nanni Moretti, che dicono essere super, così insomma chi l'ha visto ci racconta, Il Sol dell'Avvenire, in programmazione da giovedì 20 aprile tutti i giorni, avremo anche il film Rapito di Marco Bellocchio dal 25 maggio, più altri appuntamenti insomma tra i due, che però insomma non stiamo qui a raccontare, ma seguiteci nel nostro sito, che è www.masetticinema.it. Luca, ci sono diversi progetti su cui il Masetti sta lavorando, ad esempio una collaborazione con le scuole. Eh sì, perché riportare i ragazzi al cinema è una delle priorità del Cinema Masetti, una delle priorità anche del gruppo di lavoro di Cinefortune, che è una manifestazione che ogni anno si tiene a Fano. E questo progetto ha fatto sì che si attivasse un rapporto con il liceo Torelli, e di questo ringrazio il professor Andrea Boschini, che ha visto 35 ragazzi fare un percorso laboratoriale di lavoro sull'immagine, di alfabetizzazione cinematografica, e quei ragazzi poi porteranno quel lavoro proprio in sala, trovando attraverso la loro comunicazione social il modo di raccontare un film, di raccontarlo ai loro compagni, ai loro genitori, ai nonni, e di raccontarlo anche in sala. Proveremo ad implementarlo con altre scuole, perché il primo progetto è andato molto molto bene, i ragazzi sono stati straordinari, e i prossimi appuntamenti per quanto riguarda il Cinema Masetti e le proiezioni che vedranno protagonisti appunto i ragazzi sono il 2 maggio Bigger Than Us, che è un documentario che parla di sostenibilità ambientale, il 9 maggio Piano Piano, che è una delle opere prime più belle e accattivanti per gli stessi ragazzi come spettatori, di Nicola Prosatore, e il 17 maggio Signs of Love, con ovviamente gli ospiti che sapete.